Siamo qua con Mister Zoncada, ennesimo pareggio per la sua squadra. Stavate vincendo 2-0, poi 3-2, 3 pari. No, oggi non sono per niente contento dei ragazzi perché abbiamo buttato via la vittoria. Era una squadra alla nostra portata, 2-0, i ragazzi sono disuniti, hanno mollato pensando di averla già vinta. Sono stati bravi, l'unica cosa che posso dire è che sono stati bravi nel secondo tempo a recuperare la partita, e abbiamo preso una traversa, abbiamo rischiato di vincerla. Peccato per l'ennesima espulsione dubbia che ci toglierà un altro giocatore per domenica del derby. Ok, grazie mister. Prego. Siamo qua con Giorgio Pelucchi, autore del 2-0, che però non è bastato per vincere la partita. Sì, abbiamo giocato bene, potevamo fare di più. Abbiamo mollato quando abbiamo fatto il 2-0, credendo di aver già vinto la partita. E abbiamo preso 3 gol di fila in 15 minuti e all'ultimo abbiamo recuperato facendo il 3-3, ma non è bastato per vincere. Grazie Giorgio. Qua con Giona Volpato, un commento alla partita. Beh, una partita molto difficile sul piano psicologico. Siamo andati in vantaggio per 2 gol, poi loro sono stati molto bravi ad andare sul 3-2. Noi abbiamo reagito bene, siamo arrivati nel pareggio, siamo stati sfortunati in un paio di occasioni sulla mia traversa in punizione e niente, bisogna imparare i nostri errori e basta. Un commento sulla partita, Pino. È iniziato bene, 2-0 per noi, poi rigore per loro un po' dubbio, poi 2-2, 3-2 per loro e alla fine 3-3. E basta. Come hai visto i tuoi compagni? È verso l'ultimo un po' in difficoltà e basta. Ok, grazie. Ciao.